Italia di Pansa. Siamo qui per condividere con voi questo importante momento di festa. Vi portiamo i saluti del nostro dirigente Matteo Salvatore, che non ha potuto essere presente, ma idealmente è qui con noi. Siamo felici e orgogliosi di essere italiani. Sapete perché la nostra bandiera è verde, bianca e rossa? Il verde rappresenta il colore dei boschi, dei prati e dei campi. Il bianco è il colore della neve che imbianca le nostre montagne. Il rosso racconta il sacrificio di coloro che hanno combattuto per l'unità d'Italia. Uniamo i colori della nostra bella bandiera per rappresentare simbolicamente l'unione di tutti i piccoli stati in cui l'Italia era divisa per formare un'unica bella nazione. La spigolatrice di Sapri racconta l'impresa di Carlo Pisacane, un importante patriota del Risorgimento, che con i suoi 300 uomini sacrificò la vita per l'unità d'Italia. Era il 2 luglio 1857. Dell'unità d'Italia. Nel corso dei secoli la nostra penisola è stata spesso occupata da numerose popolazioni straniere, austriaci, francesi, spagnoli. I territori del nord-est passarono sotto il dominio degli austriaci. Tutta l'Italia del sud diventò regno delle due Sicilie. Buona parte del centro Italia aveva a capo il Papa, Stato Pontificio. L'Italia del nord-ovest e la Sardegna diventarono regno di Sardegna. Fino al 1861 l'Italia era così. Dall'idea tra gli abitanti di essere molto simili tra di loro, di avere nel proprio passato molte cose in comune. Era nata, insomma, la coscienza di essere un popolo unico, una nazione. Così, sin dai primi anni dell'Ottocento, scoppiarono in Italia numerose insurrezioni che avevano come obiettivo quello di liberare l'Italia dall'occupazione straniera e di unificarla in una sola nazione. Goffredo Mameli nasce a Genova il 5 settembre 1827, studente e poeta precocissimo, partecipa attivamente alle grandi manifestazioni genovesi per le riforme e compone il Canto degli Italiani. Collabora con Garibaldi e in novembre raggiunge Roma, dove il 9 febbraio 1849 è proclamata la Repubblica. Nonostante la febbre, è sempre in prima linea nella difesa della città assediata dai francesi. Il 3 giugno è ferito alla gamba sinistra, che dovrà essere amputata per la sopraggiunta cancrena. Muore di infezione il 6 luglio alle 7:30 del mattino, a soli 22 anni. Thank you.
Essere intervenuti, grazie a tutta la piazza. Prima di ascoltare alcune considerazioni su questa giornata che abbiamo voluto ricordare, noi dell'associazione ci tenevamo in modo particolare, soprattutto per i ragazzi, per i nostri giovani, affinché seguissero il senso dell'unità e il senso della nostra nazione, il senso della nostra patria, che poi è il messaggio che ci ha lasciato il nostro Presidente della Repubblica, che tutti noi facciamo parte di una cosa più grande di noi, facciamo parte tutti della stessa nazione, della stessa patria, della stessa Italia.